Ciao a tutti ragazzi, nel video di oggi voglio farvi vedere 6 esercizi da fare con l'utilizzo di un bilanciere per lavorare tutto il corpo. Quindi questo sarà un allenamento full body con un bilanciere. Ogni esercizio va eseguito in un intervallo di tempo prestabilito, quindi io vi farò vedere adesso questi 6 esercizi in 30 secondi per ogni esercizio, passando dal primo fino ad arrivare al sesto senza mai fermarvi. Al termine di questi 6 esercizi recuperate un minuto e dopo dovrete fare un unico esercizio che comprende tutti e 6 i movimenti degli esercizi che avete appena terminato. Adesso ve lo faccio vedere. Vi faccio vedere quali sono questi 6 esercizi e anche quello finale che comprende tutti e 6 i movimenti. Prima di iniziare a mostrarvi questo allenamento, mi raccomando, ci tengo a dirvi di non utilizzare un sovraccarico pesante con il bilanciere, perché essendo un allenamento ad alta intensità, chiaramente se usate un sovraccarico pesante non riuscirete a mantenere prima di tutto un'intensità medio-alta per ogni esercizio e secondo non riuscite ad arrivare alla fine. Quindi mi raccomando, partite con un peso basso, come vedete io ho un bilanciere con 2 dischi ai lati da 5 kg ciascuno, questo per farvi vedere come sono gli esercizi. Chiaramente posso usare anche un peso un po' più alto, però non troppo eccessivo, anche perché poi si perde bene la tecnica del movimento in ogni esercizio, che è molto importante mantenere sempre la tecnica corretta quando si fanno degli esercizi con l'utilizzo di un sovraccarico, questo per evitare eventuali infortuni. Allora, adesso vi faccio vedere. Primo esercizio, sprawl. Quindi metto il bilanciere a terra, mi metto in posizione di plank, tenuta sul bilanciere, addome contratto, questo. E vengo su, 1 e qua, e vado giù, plank, e vengo su, questo, primo esercizio. Secondo esercizio, stacco da terra, quindi gambe larghezza spalle, braccia tese, prendo il bilanciere, questo, schiena dritta quando vado giù, piego le ginocchia, questo, Terzo esercizio, rematore, qua, schiena sempre dritta, ginocchia leggermente piegate, vengo su, questo, 3, rematore. Quarto esercizio, qua, tirate al mento. Allora, altra cosa molto importante, non dovete mai appoggiare il bilanciere a terra quando passate da un esercizio all'altro, quindi qua, quarto esercizio, tirate al mento, col bilanciere, giù e vengo su. Quinto esercizio, clean, vengo su e lo giro, gomiti in fuori e poi ritorno giù. Clean. Sesto esercizio, che comprende 2 movimenti, squat, vengo su, push press, squat, push press, squat, push press. Ok, adesso ve lo faccio vedere 30 secondi per ogni esercizio. L'ultimo esercizio da fare al termine di questo circuito comprende tutti e 6 i movimenti, quindi vado giù a terra, regolo bene il bilanciere. L'ultimo esercizio da fare in 3 minuti di seguito senza mai fermarvi, ecco perché non dovete usare un carico eccessivo altrimenti non ce la fate. L'ultimo esercizio è questo, quindi su, giù e ricomincio di nuovo, su, e vado giù, qua, stacco, rematore, tirata al mento, giù, squat, push press, stacco, rematore, tirata al mento, squat e push press per 3 minuti, ok? Adesso iniziamo, 30 secondi di lavoro per ogni esercizio, metto il timer, andiamo bene. Allora, 10 secondi, respiro, 30 secondi per ogni esercizio non è faticoso, dopo potete anche aumentare un minuto per ogni esercizio. Via, sprawl, questo. Thank you.
Ok, ci siamo quasi, tenete già a mente il secondo esercizio. Via, secondo esercizio, stacco, questo. Respiro, inspiro, butto fuori l'aria. Schiena dritta quando vado giù. Questo. E preparo, tengo a mente il terzo esercizio, che è il rematore. Qua, schiena dritta, 30 secondi. Intanto inizio a tenere a mente l'esercizio successivo, che sono le tirate al mento. Via, su. Porto su bene il bilanciere, mi aiuto con la spinta delle gambe e del bacino in alto, qua. Ok, cambio, clean, qua e vado giù. Oh. Ultimo esercizio, squat e push press, squat, push press, su, 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 inspiro, e stop, finito. Ok, metto giù il bilanciere, respiro bene, recupero un minuto e poi fate l'ultimo esercizio che comprende tutti e sei i movimenti. Ve lo faccio rivedere. Ok, l'esercizio è questo. Vado giù per 3 minuti. Ah no, le tirate al mento, ho sbagliato. Lo rifaccio. Oh, oh, oh. E su. Ok. Oh, oh, oh. Su. E qua. Ottimo. Mettete un like se vi piace questo video, praticatelo, poi fatemi sapere nei commenti qui in basso. Ciao!